come si sono comportati i bambini. Tutti bravi, tutti bravi, tutti bravi. Dopo due anni sei tornata, come è andato il viaggio? Burrascoso, ho affrontato anche la guerra, però siamo venuti qua a portare i regalini ai bambini e il perdono agli adulti. Alla Befana si aspettava queste migliaia di persone oggi, tantissimi bambini. Ce l'aspettavamo, dopo due anni ce l'aspettavamo. Davvero incredibile la voglia di Befana, dopo due anni di assenza il ritorno dal mare al porto turistico di Pescara è stato accolto così da migliaia di mamme, papà e nonni e migliaia di bambini. Una festa, una grande festa. Un grande successo di pubblico, evidentemente c'è bisogno di stare insieme, c'è questa giornata bellissima. Godiamocela tutta quanta, è la festa dei bambini, la festa più bella che c'è, questa è, conclude tutte le festività natalizie. Faccio un buon anno a tutti quanti, che sia un anno di pace, di serenità, di tranquillità e soprattutto di tanto 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 amore. Ai bambini dopo due anni di attesa soltanto caramelle e dolciumi, niente carbone, ci mancherebbe altro. Anche se siamo adulti, nel nostro piccolo cuore abbiamo sempre la parte del bambino. Assessora, lì la Befana cosa le ha portato? Vogliamo svelare un segreto? Carbone, solo carbone, sono stata cattivissima. La Befana li ha abbracciati, salutati, coccolati, tutti i bambini, affacciati con gli occhi sgranati dietro le transenne per decine e decine di metri. Qualcuno ha ricordato con commozione chi questa tradizione l'ha inventata, si chiamava Eriberto. Eriberto è un personaggio che ha caratterizzato Pescara e che ha lasciato il segno che ancora oggi si vede, e credo che sia stato quel segno di estrosità, di genialità anche un po' di sana incoscienza, che però ha segnato tutti i pescaresi che oggi ricordano con tanto affetto e che riescono a perpetrare questa tradizione in modi diversi ma sempre molto belli.